A San Cataldo è stato dato il via per un progetto di sensibilizzazione per conoscere e prevenire l'endometriosi, una malattia cronica a eziopatogenesi multifattoriale, ancora non completamente chiarita. Promotori del progetto, il vice sindaco di San Cataldo Marianna Guttilla, insieme con Claudio Lipari e Josephine Sollami. L'endometriosi colpisce le donne, più frequentemente in età fertile. È una malattia ginecologica causata dalla presenza anomala, ovvero dall'impianto di cellule endometriali normalmente presenti nella cavità uterina, in organi diversi dall'utero. Claudio Lipari sta supportando questa iniziativa tramite il gruppo San Cataldo Ripartiamo Insieme e afferma: "Il nostro è un progetto di solidarietà e di prevenzione di una patologia poco conosciuta. Chiederemo il supporto dei medici e daremo voce ad ogni donna che sta convivendo con l'endometriosi. I problemi, se affrontati insieme, possono essere vissuti in maniera diversa", conclude Lipari. Nei prossimi giorni sarà pubblicata la locandina del primo incontro che si terrà a San Cataldo, rivolto a tutti. Molto orgogliosi di presentare questo nuovo progetto che abbiamo deciso di fare nascere proprio a San Cataldo, grazie alla collaborazione con Claudio Lipari e con Josephine Sollami. Insieme abbiamo deciso di unire tutte le forze, tutte le energie e soprattutto di dare voce a quelle donne che in questo momento, tramite la disinformazione o tramite il vivere una determinata malattia, quale è quella dell'endometriosi, ha bisogno proprio di unire le energie e di dare voce a questo grande disagio, a questa grande sofferenza che prende il nome di endometriosi. Una malattia cronica che colpisce moltissime donne, una su 10, ma che purtroppo ancora oggi è abbastanza sconosciuta. Ecco che insieme a Claudio e insieme a Josephine abbiamo deciso di fare partire questo nuovo progetto proprio su San Cataldo. Vogliamo illuminare di giallo, che è il colore che rappresenta proprio questa malattia, la disinformazione, e quindi vogliamo cercare di entrare nelle scuole, di entrare nelle associazioni, in tutti quei posti, proprio per portare delle informazioni utili affinché questa malattia cominci ad essere sempre più conosciuta. Abbiamo pensato a diversi progetti di diversa natura insieme anche alle associazioni di stampo nazionale che ci coadiuveranno con diciamo, le loro figure professionali. Ecco che noi a breve daremo una nuova data per l'incontro che stiamo programmando affinché tutte le donne possano radunarsi in questo progetto, stringerci insieme e iniziare un nuovo percorso tutto il femminile di colore giallo che possa battere l'endometriosi e soprattutto che possa unire le persone da un punto di vista relazionale, per garantire proprio la serenità anche nell'affrontare malattie di questo genere.